Ho sempre sostenuto che Rinaldo Melucci, dal punto di vista politico, sia una faccia di bronzo. Non c'era bisogno di averne riprova, ma se voi considerate quanto ha postato sulla sua pagina ufficiale Facebook alcuni giorni fa, direte: hai proprio ragione. Infatti c'è un suo post in cui si compiace del fatto che The Wall Street Journal, importante testata giornalistica internazionale, abbia espresso un giudizio estremamente positivo, abbia magnificato la bellezza, il valore artistico della concattedrale di Taranto di Gio Ponti, realizzata da Gio Ponti con annesse le vasche. Ma con quale cazzo di coraggio parli, Melucci? Tu che con la tua amministrazione tenete le vasche della concattedrale in una condizione di merda, le tenete nella merda, è una palude, è qualcosa di inguardabile, di invivibile, uno stagno, una condizione per la quale dovrebbe intervenire l'ufficio igiene, una condizione per la quale devo preallertare da consigliere comunale il dipartimento di prevenzione della ASL, perché qui per questo porcile che c'è, per queste acque stagnanti, davvero vi posso assicurare, si rischiano infezioni. C'è la melma, c'è il verde della melma, della palude, con rifiuti, con insetti, qualcosa di incredibile, di mai visto. E torno qui dopo aver fatto già una denuncia appunto 15 giorni fa, non è cambiato nulla, già all'epoca la situazione era precipitata perché da mesi la situazione è questa, ma negli ultimi 15-20 giorni ovviamente il quadro si è ulteriormente aggravato, uno schifo, e che nessuno si scandalizzi se io uso questa espressione. Le vasche della concattedrale ridotte ad una merda. Lo avete capito, cittadini? Lo hai capito, Melucci? Lo hai capito, vice sindaco Manzulli? Tu che tanto te la profumi, parli del sentiment verso la città di Taranto, dell'appeal turistico. Taranto è bellissima, ma voi l'avete resa bruttissima per come l'amministrate. Voi fate scappare i turisti, perché quando il turista, ovviamente attirato dalla descrizione del Wall Street Journal, viene a vedere le vasche della concattedrale, se ne scappa, avrà un'immagine pessima di Taranto. Questo per quanto riguarda i turisti, ma poi dobbiamo considerare anche noi cittadini, che non sta scritto da nessuna parte che dobbiamo essere condannati a vivere nel degrado. Questa è una città da terzo mondo, voi l'avete resa con la vostra amministrazione una città da terzo mondo, e sfido chiunque, benedetti Dio, a dimostrarmi il contrario. Qui c'è di tutto. C'è di tutto, lo ripeto, una palude, la melma, i rifiuti, gli insetti, di tutto di più. Questa sarebbe l'immagine dell'ecosistema Taranto? Questa sarebbe la Taranto che ha dato la svolta? Questa è la rinascita che tu, caro Melucci, dici che stai seminando? Questo è il meglio che tu dici che deve ancora venire? Ma stai zitto, per cortesia, stai zitto, pensa piuttosto a questo stato di merda in cui si trovano le vasche della concattedrale, una merda avete prodotto. Per il modo in cui voi amministrate Taranto, tanti cittadini si vergognano di dire di essere tarantini, si nascondono, perché da ogni parte d'Italia e del mondo ci dicono: scusate, ma voi da chi siete amministrati? Come vi amministrano? Caro Melucci, tu e la tua corte dei miracoli non solo non avete idea di cosa sia la programmazione, ma non sapete neppure fare fronte alle emergenze. Vergognatevi, vergognatevi, e ci state facendo vergognare di dire di essere tarantini.